Ma innanzitutto vengo qua perché l'isola è vittima di un'invasione senza precedenti. Noi stiamo preparando denunce nei confronti di tutta quella politica complice di questa invasione organizzata, pianificata e finanziata. Tutto il resto, primarie, secondarie, comunali, regionali, viene dopo. Questa potrebbe essere la capitale mondiale del turismo, qualcuno la vuole trasformare in una discarica di disperati e di disgraziati. E quindi io da oggi chiederò a tutti i siciliani, a tutti gli italiani di essere con noi, di rialzare la testa. Il 2 giugno ci saranno le celebrazioni per la festa della Repubblica, noi chiederemo a tutti i siciliani e a tutti gli italiani di fermarsi perché non se ne può più. Se siamo messi così male ad aprile, figurarsi a maggio, a giugno, a luglio, a agosto, quindi non è accettabile. Questa è una situazione che viene prima di tutto e che noi vogliamo fermare prima di tutto, tutto il resto viene dopo. Arrestateli, non bastano le denunce e le segnalazioni, vorrei che la Guardia di Finanza visitasse sede per sede, agenzia per agenzia, tutte queste pseudo associazioni di volontariato. Vorrei che anche i comandi della Marina Militare e della Guardia Costiera rispondessero agli italiani dalla coscienza sporca che hanno, e vorrei che qualcuno pagasse per quella che è una sostituzione etnica senza precedenti. Senza primarie il centrodestra rischia di disfarsi in Sicilia, come vi organizzate? Sicuramente in Sicilia noi non guardiamo indietro. Se qualcuno pensa che il futuro della Sicilia passi da Cuffaro, ha sbagliato Caffiere e non lo fa con noi. Farete l'alleanza anche qui in Sicilia con Fratelli Italia, il listone unico? Noi andiamo avanti con i nostri uomini, il nostro simbolo e i nostri candidati. Cercheremo di unire, questo sì, cercheremo di radunare, questo sì, però ripeto, lasciando fuori dalla porta chi ha fatto 3, 4, 5, 6, 7, 8 legislature. Se rivedrà ancora Berlusconi, insomma, se ne parla. Sì, capiterà. Un commento sul premio UNESCO conferito a Giusy Nicolini. Giusy Nicolini. A Lampedusa ho incontrato delle mamme che per diventare mamme hanno speso 15.000 euro perché per loro la sanità lampedusana non c'è. Quindi è l'ipocrisia fatta premio. L'ONU è un altro carrozzone inutile a cui io al governo contribuirei con 0 euro perché tanto fumo e poco arrosto. È come il DVD di Fuocammare che gli è stato regalato, cosa ne ha fatto? Non ho tempo per guardare DVD, onestamente.